C'è un episodio che io non so se se lo volete raccontare in chiusura, che lo dedicherei alle donne e di cui sono testimone. Ero una giovane donna, ero poco più che una fanciulla. Sono andata, facevo parte di un'associazione che erano le ragazze dell'Unione Donne Italiane, che avevamo come manifesto il programma dei gruppi di difesa della donna che avevano operato durante la Resistenza, quindi il voto, emancipazione femminile, diritti, diritto di famiglia. Non parlavamo ancora di divorzio perché non, logicamente sarebbe stato troppo avanzato, ma asili nido, servizi, assistenza alle persone anziane, la pensione alle vedove che non avevano ancora avuto, di quelle disperse in Russia. Di più, di tutte le rivendicazioni della società le avevamo messe in quel manifesto. E noi, fedeli a queste cose, partecipammo come ragazze, eravamo giovani, una parte studentesse, eccetera. Partecipammo a un comitato, a una delegazione di donne, ci recammo a Genova per parlare sotto la direzione dell'Ilva. Per chiedere che non venisse chiusa, che venisse trasformata. Avevamo anche delle posizioni di trasformazione di questa fabbrica, di manufatto, eccetera. C'erano delle idee. E tutte le volte che ci recavamo, che facevamo manifestazioni, trovavamo un reparto speciale di polizia che si chiamava Cenere, ben agguerriti, e ci disperdeva manganellate, fumogeni, eccetera, e poi vabbè, finiva sempre un po' in mezzo a tragedia. In alcune situazioni, in altre città, sono avvenuti anche dei morti, da noi fortunatamente no. Il fatto che si trattava di chiedere che una delegazione ricevesse, di questa delegazione ricevesse noi donne, e non ci facevano passare. Allora, le genovesi, che avevano la crisi anche loro, avevano ideato, ecco, quando eri in prima fila in queste manifestazioni non dovevi avere né bastoni, cose anche legittime, perché né bastoni né cose violente. Le donne genovesi avevano ideato questa idea, che a me allora era parsa meravigliosa. Usavano allora delle borse fatte con dei ritagli di pelle, che erano appunto una produzione fascista, che usavamo per la spesa, che si usava per la spesa, erano borse grosse. In queste borse ognuna di noi infilò uno stoccafisso secco. Poi quando arrivammo davanti ai celerini, facemmo una giravolta con queste borse e in qualcuna di noi riuscì andare alla direzione. Ecco, questo è stato anche il contributo.